Intervistiamo anche Francesco Capogreco al termine dell'incontro con la Lazio, terminato per 3-1. Come diceva Giacomo, secondo me oggi siete stati molto bravi. Una partita particolarmente difficile, l'avversario lo conoscevate, sapevate che probabilmente da questo campo difficilmente sarebbero arrivati dei punti, però ce l'avete messa tutta nonostante stavate sotto 2-0. Avete riaperto la partita, avete quasi rischiato di pareggiarla con il calcio di rigore a favore. Tu come l'hai vissuta? L'ho vissuta bene, abbiamo giocato molto bene e non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Potevamo sicuramente portare a casa almeno un punto. E sperando che la prossima partita portiamo a casa i 3 punti e che raggiungiamo la zona salvezza senza problemi. Prossima partita giocherete in casa contro il Tirreno Sanza. Oggi tu sei uscito dal campo dopo una buona gara personale, a mio avviso, sul punteggio di 3-1. Forse di 2-1 hai dovuto dare forfè per una botta presa allo stinco. Come stai intanto? Intanto sto bene, mi sono ripreso, l'infortunio non era niente di grave, solo che ho sentito una grave botta allo stinco e ho chiesto il cambio perché non riuscivo neanche a correre. Hai preferito fermarti giustamente per lasciare spazio a qualcuno che magari fosse più fresco nella fase finale della partita. Sulla tua fascia? Oggi non sono arrivate tante azioni, hai giocato particolarmente bene, sei stato bravo a chiudere tutte le volte il tuo diretto marcatore. Cosa è mancato però oggi al Trastevere, che comunque, come abbiamo detto, ha giocato bene, però forse qualcosina in più lì davanti serviva? Al Trastevere oggi è mancata la lucidità sotto porta, potevamo sfruttare le molte occasioni sia nel primo tempo sia nel secondo tempo. Siamo stati in alcuni momenti superiori e ce la siamo giocata alla pari fino all'ultimo. Condivido la tua analisi molto lucida. Allora, grazie Francesco. Appuntamento settimana prossima, come dicevamo, in casa contro il Tirreno Sanza. Grazie.